Una tragedia recente che si è consumata meno di 30 anni fa e della quale non si conosce proprio tutta la verità. Di quale tragedia parliamo? Beh, lo scopriamo aprendo il nostro cassetto. La prima pagina del Tirreno, che è il giornale di Livorno, il giorno dopo appunto la tragedia del Moby Prince. Il titolo, come vedete, è Fiamme e morte in mare, la nave passeggeri è una palla di fuoco. E allora quell'incidente, quel drammatico incidente sarà il protagonista, come detto, del nostro cassetto, e vedremo a che punto è quella verità della quale ancora non abbiamo contezza precisa. Lo faremo con due graditissimi ospiti che vi presento, a partire dalla collega Elisabetta Righi, giornalista del Tirreno, che seguì la tragedia e poi l'iter giudiziario di quella tragedia. Lei è autrice del libro Moby Prince, 9000 giorni, appunto, senza verità, per ETS Editore. Ben arrivata a Siamo Grazie, Noi. Grazie, buonasera a tutti. E bentornato a Loris Rispoli, che è il fratello di una hostess che ha perso la vita nella tragedia, nonché presidente dell'associazione 140, che riunisce appunto i familiari delle vittime. Grazie ad entrambi. Ma perché parliamo proprio oggi della Moby Prince? Ce lo spiega il nostro Simone, come sempre. Massimiliano, perché la sera del 10 aprile 1991 il traghetto Moby Prince, in servizio di linea tra Livorno e Olbia, e la petroliera Agip d'Abruzzo, entrano in collisione nella rada del porto di Livorno. In seguito allo scontro si sviluppò un incendio che causò la morte delle 140 persone a bordo del Moby Prince, equipaggio e passeggeri, tranne il giovane mozzo napoletano Alessio Bertrad, unico superstite della tragedia. Grazie Simone, che appunto hai contestualizzato quanto avvenne. Ma prima di entrare in argomento con i nostri ospiti, riviviamo quello che è accaduto grazie alle immagini contenute nel documentario 140, la strage dimenticata, di Manfredi Lucibello. Livorno, Livorno Radio, Moby Prince, Moby Prince. The station was getting a bit closer. They were making a bit of... Innanzitutto vi dico che sembrava un inferno dantesco, buio assoluto, una nebbia densissima. L'errore umano sta alla base di questa tragedia. Noi vogliamo sapere cosa è successo. Emerge con chiarezza che c'è stata un'esplosione non provocata da gas o da petrolio, ma da una vera e propria sostanza esplodente. Micidiale Simtex. È gravissimo il fatto che nessuno della petroliera non ha avvertito i soccorsi che un traghetto era andato in collisione con la loro nave, anzi dicendo addirittura che non era un traghetto ma era una bettolina. È come scambiare uno scirio con un elefante. Allora Elisabetta, che cosa accadde quella notte? Ma accadde qualcosa che a me mi ha sconvolto la vita, perché anche se noi giornalisti dobbiamo essere sul posto e cercare di capire quello che è successo e quello che dovrà succedere, quella sera ho visto qualcosa che forse e spero di non vedere mai più nel resto della mia vita. Sono stata catapultata fuori dalla redazione intorno a 20 alle 11. Il fotografo di redazione del Tirreno, io lavoravo in cronaca di Livorno all'epoca, abitava a 50 metri dal giornale, mi è venuto a prendere e siamo andati sulla terrazza Mascagni, che è praticamente una bellissima terrazza, che è proprio il salotto di Livorno che si apre sul mare. Guardando verso sud-ovest, si vedeva un alone rossastro sulla superficie del mare, proprio sull'orizzonte si vedeva, mentre le navi che erano più vicine alla rada, perché siamo praticamente all'altezza della rada del porto di Livorno, si vedevano bene, però erano tutte velate da un velo di foschia che poi con il passare delle ore è diventata nebbia e ancora più verso la mattina è diventata nebbia mista a fumo. Io ero in redazione quando è arrivata questa notizia, era successo qualcosa in mare, che c'era un fuoco in mare e poi si è scoperto che era questa nave traghetto con
140 persone, fra 141 anzi, fra passeggeri e membri dell'equipaggio, che era andato a urtare questa petroliera alla fonda, che era proprio quasi alla fine della rada del porto, verso sud, verso la punta. Quindi del una castello. Collisione, una collisione, è andata a sbattere a poppa a dritta della petroliera, praticamente entrando dentro una tanca che era carica di idrocarburi. Quindi la tragedia inizia con questa collisione, ma poi sì. A un certo punto scoppia l'incendio. Che sì, succede? L'incendio praticamente è scoppiato immediatamente, perché allora prendiamo per buono tutto quello che è stato messo agli atti nell'immediatezza del fatto. A un certo punto sulla petroliera hanno sentito qualcosa che gli è venuto addosso. Il comandante Superina, nelle comunicazioni radio, prima parla di una nave, poi di una bettolina, poi torna alla nave. Comunque un corpo che galleggiava gli è andato a finire contro. Loro, quando si sono resi conto di questo, sono andati a smanigliare l'ancora e hanno dato fuoco ai motori. Quindi hanno cercato di disincagliarsi in qualche maniera. Chiaramente, quando le due navi si sono disincagliate, le scintille hanno fatto sì che quel fiume di petrolio che si è riversato sulla Moby Prince, che si stava disincagliando, ha preso fuoco tutto. La nave è stata tutta avvolta prima dal petrolio e poi dalle fiamme. Le cause sulle quali naturalmente c'è grande... Allora, le cause dopo 26 anni, perché il libro è uscito nel 25esimo anniversario, è passato un altro anno, le cause sono ancora un punto interrogativo. Una cosa certa è questa, che i soccorsi quella sera non hanno funzionato come dovevano funzionare. Questa è l'unica certezza, mi pare di capire. Poi continueremo a parlare, perché lì ci sono varie versioni che analizzeremo. Però prima, Rispoli, io vorrei sapere da lei come seppe delle notizie. Io lavoro alle Poste, l'ho saputo proprio da quella prima pagina del giornale, perché facendo il turno di notte, quando è arrivata la prima edizione, quella che va in provincia del Tirreno, intorno alle 3 di notte, ho saputo che sapendo che Liana era a bordo del traghetto, vedere quella prima pagina è stato terribile il pensiero di quello che poi dovevi affrontare, perché dovevo andare. Hai capito subito? Perché no, le prime voci si parlava di alcuni superstiti, quindi c'era anche un minimo di speranza. Sicuramente io, quando ho telefonato, la prima cosa che ho fatto, c'era un numero della questura da chiamare, mi hanno detto ci sono alcuni superstiti, le persone sono salvate, venite in seguito ad avere informazioni. Siamo passati davanti alla questura più tardi, dopo che sono andato a casa da mia moglie, e quello, il piantone della questura mi ha detto no, la notizia che c'è è che sono tutti morti. Con quello stato d'animo io sono andato a dirlo a babà e a mamma. Ecco, cosa ricordo di quei drammatici momenti? Io credo che in questi 26 anni non ho perso un secondo della memoria di quello che è successo. L'ho scandito, tutto quello che è successo questa notte. L'ho scritto, è scritto dentro, cioè io sono uscito dal lavoro, sono andato a casa da mia moglie, abbiamo messo il bimbo in una coperta, sono andato dai miei, ho suonato il campanello, si è affacciata mamma, l'ho detto mamma Liana, e sentire mamma che urlava per le scale Liana, perché sapeva che era imbarcata, e poi lo svegliarsi dei vicini di casa. Siamo andati al porto, babbo aveva lavorato sui rimorchiatori del Neri, che è uno dei mezzi atto al soccorso, e lì ha parlato con i suoi colleghi e abbiamo aspettato notizie, perché poi non c'era nient'altro da fare. Siamo stati la prima famiglia ad arrivare al porto, e poi mano a mano sono arrivati gli altri. Stranamente, invece di arrivare le famiglie vicine, livornesi o toscane, arrivavano le famiglie dal sud, perché Bertrand aveva avvertito le altre famiglie d'Ercolano e arrivavano i familiari da Napoli. Senta, poi arriva la conferma appunto che sua sorella in quell'incidente aveva perso la vita. Sua sorella Liana aveva 29 anni. Che ragazza era? Liana era una ragazza sportiva, perché aveva giocato fino a pochi anni prima a pallavolo, non poteva più giocare perché aveva avuto la lesione ai legamenti, e allora faceva l'allenatrice della pallavolo. E tuttora... Cosa le manca più di lei? Il sorriso. Il sorriso, l'amore che aveva per mio figlio più grande, che aveva conosciuto,
il ricordo che ha lasciato bello in tantissime persone, perché tutt'oggi ci sono tante bimbe, a Livorno si chiamano bimbe anche quando hanno superato una certa età, che ti chiamano e ti dicono: Liana era la mia allenatrice di pallavolo, ho questo ricordo, cioè ha lasciato in tutti questa memoria di questa ragazza solare che amava la vita, purtroppo. La nostra Elisabetta ci ha raccontato di quella corsa sulla terrazza Mascagni, no? Con il fotografo del Tirreno. Il fotografo si chiama Riccardo Repetti, quella notte ovviamente scattò centinaia di immagini, lo ha intervistato la nostra Lucia Pecorario. Siamo alle 22.30 circa. Io sono venuto qua con la mia collega Elisabetta Righi. Alle 10.40 circa lasciai il motorino, venni qua e vidi laggiù all'incirca dove ci sono quelle tre navi, nel buio della notte, una fiamma, un fumo, una fiamma, qualcosa che si seguiva molto male. D'altra parte la notizia era appena arrivata, non si sapeva niente, si sapeva di una petroliera in fiamme, ma cosa l'aveva causata, il perché e il come non si sapeva. Una domanda me la feci subito io: chi ha investito una petroliera? Cioè, se una petroliera è in fiamme, qualcuno l'ha investita, chi l'ha investita? Nella fase concitata della notte passò al secondo piano. Poi verso l'una di notte cominciò ad arrivare questa notizia di questa nave che aveva colpito la petroliera. È uscita laggiù, da dove c'è il faro praticamente, che è l'entrata del porto, ha fatto questo breve tragitto e si è scontrata lì, proprio qui davanti, vicinissimo. E piano piano, dopo un paio d'ore, sono arrivati i naufraghi dell'AGIP Abruzzo, della petroliera. Durante la notte poi è arrivato l'unico superstite e da lì praticamente si è realizzato quello che purtroppo era. Qui vediamo una grande foto della Moby Prince in fiamme, scattata la mattina all'alba della notte della tragedia. Ancora qua la nave nel pomeriggio, mentre viene trainata in porto. E qui vediamo la GIP Abruzzo in fiamme, la nave, la petroliera. Nella foto sotto invece l'arrivo dell'unico superstite, il mozzo della Moby Prince. Praticamente sulla nave non si è salvato nessuno tranne lui. Considerando che noi all'epoca si lavorava solo con pellicole in bianco e nero, quella notte lì avevo fatto 600-700 scatti, la maggior parte chiaramente l'ho date al giornale per cui lavoro, poi qualche foto mi ha fatto il giro del mondo. Una tragedia del mare inconcepibile, insomma, poi è avvenuta proprio qua, davanti ai nostri occhi. Elisabetta, quello che manca è la verità di cosa è accaduto realmente quella notte. La verità processuale al momento che dice? La verità processuale dice che è stata la nebbia, perché dunque nel processo di primo grado i quattro imputati sono stati tutti assolti. In secondo grado, in corte d'appello a Firenze, assoluzioni 3, il terzo ufficiale dell'AGIP Abruzzo invece condannato per non aver azionato i segnali da nebbia, però reato prescritto, quindi di fatto è finito in un nulla di fatto, non c'è stato il ricorso per Cassazione e quindi si è fermato lì. Ma il sospetto? Allora, il sospetto, le ipotesi possono essere molteplici. In tutti questi anni
si è detto tutto, il contrario di tutto, si è alzato polvere, si è rimessa questa polvere sotto i tappeti. Io spero che la Commissione del Senato che sta lavorando in questo periodo e che segue la fine della legislatura riesca a portare a casa un risultato migliore di quello che è stato portato a suo tempo. Certo, con gli strumenti probabilmente tecnologici di oggi, tutto quello che era tecnico all'epoca poteva essere letto in una maniera diversa. Sicuramente non c'erano tutte le strumentazioni che 25 anni dopo sono a disposizione degli esperti. E questo ha limitato. E questo ha limitato sicuramente. Poi ha limitato perché Livorno era una piccola procura, aveva solo 3 sostituti procuratori, ha indagato un solo sostituto procuratore che praticamente per 2-3 anni si è dedicato solo ed esclusivamente a questa vicenda. Tanto che il nostro Rispoli la definisce la strage più dimenticata della storia della nostra Repubblica, no? Rispoli, lei però un'idea se l'è fatta? Ma io credo che dietro una tragedia come questa ci sono molteplici responsabilità. Ci sono le responsabilità di un armatore che fa viaggiare un traghetto in quelle condizioni. Ci sono le responsabilità di un bordo di una petroliera che non ha mai detto che la nave che gli era andata addosso era un traghetto passeggeri. Ci sono le responsabilità di chi doveva portare soccorso e non l'ha fatto. Non dimentichiamo che come è stato salvato Alessio Bertè. Anche gli impianti antincendi mi sembra, eh? Sì, perché erano chiusi, però era disattivato. C'è da dire una cosa, cioè che quella notte secondo me c'è stata una cosa di fatto che non ha funzionato. Allora, il porto di Livorno è un porto dove arrivano e partono tante navi, ma il Moby si sapeva che era l'ultima nave che era uscita. Nessuno l'ha cercata. È sfilata sotto l'avvisatore, è uscita dal porto, l'ha portata fuori il pilota. Lo sapevano in tanti che era l'ultima nave in movimento nella rada del porto di Livorno. Il fatto è che questa nave è stata trovata per caso 1:40 dopo l'incidente, quando ormai era veramente una palla di fuoco che girava su se stessa. Abbiamo detto 140 vittime, Rispoli. Io però sulla sua maglietta leggo questo hashtag che dice io sono 141. Perché lei si considera la 141esima vittima? Perché questo è un messaggio, il messaggio di chi non accetta il silenzio, di chi non accetta la mancanza di verità. Io sono la 141esima vittima di una magistratura che non ha saputo dirmi i nomi dei colpevoli, sono la 141esima vittima di una società che non difende la vita umana. È un messaggio forte, è una maglietta che stanno portando in questo momento centinaia e centinaia di persone in Italia e anche all'estero. I parenti delle vittime hanno costituito un'associazione, ricordiamo. Sì, ma non solo tra i parenti delle vittime, sono migliaia di cittadini che ci chiedono la maglia da ogni parte in Italia e la portano in manifestazioni sportive, in ferie, cioè è diventata veramente un modo di stare vicino ai familiari delle vittime oltre che alla pagina Facebook e chiedere giustizia. Lei crede che alla verità si possa un giorno arrivare? O ha perso ogni speranza? No, io la speranza non l'ho mai perta, tant'è che abbiamo chiesto con forza che il Parlamento si sostituisse alla magistratura e facesse questa commissione d'inchiesta. Io anche quest'anno ho ribadito il giorno dell'anniversario che ho piena fiducia in questa commissione e spero che finalmente su questa vicenda si scriva pagina verità, perché non è difficile stabilire la verità su questa vicenda. Come ha detto il Presidente Lai, la verità è scritta, va solo ricostruita come se fosse un pazzo. Ma perché non lo si fa? Perché tanto disinteresse? No, va bene, allora il problema è questo, che ci sono state già negli anni successivi alla tragedia alcune commissioni ministeriali che hanno indagato. Ha indagato il Ministero della Marina Mercantile in sede formale e poi è stata fatta un'indagine conoscitiva sulla sicurezza della navigazione. Il problema è questo, che c'erano scritte determinate cose nelle conclusioni di queste commissioni e che dicevano che i soccorsi non avevano funzionato. Poi lasciamo stare che la nave era in fiamme, però può darsi che qualche persona in più poteva essere salvata. Di fatto non c'è stato un coordinamento, c'è stata la generosità degli uomini dei rimorchiatori, degli uomini della Polizia di Stato, degli uomini della Capitaneria, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri che sono andati in mare, però di fatto è mancata la testa a questi soccorsi, per cui poi la nave si è trovata 1:40 dopo.
si sono portati i soccorsi alla petroliera, che comunque aveva necessità di essere inondata di acqua e schiumogeno, perché comunque era una petroliera carica di 80.000 tonnellate di idrocarburi che poteva anche esplodere. E quindi alcune cose si potevano fare e non sono state fatte, perché forse poi alla fine non c'è stata la volontà politica, io credo, di andare fino in fondo. Adesso c'è questa volontà politica? Io spero che ci sia, di andare fino in fondo e di capire, perché secondo me sicuramente questa commissione potrà dire molto sui soccorsi e sulla sopravvivenza, perché sicuramente non sono morti tutti in 30 minuti come è stato detto nella prima perizia, l'unica che esiste, mentre c'erano anche dei consulenti di parte civile che hanno detto la vita a bordo è durata più a lungo. Quindi sicuramente sulla parte soccorsi potranno dire qualcosa. Sulla parte incidente, perché, come è successo, io escludo il discorso bomba, che ultimamente qualcuno ha ritirato fuori, perché ci sono tutta una serie di motivi per cui è da escludere, secondo me. Però il traghetto sicuramente era un traghetto vecchio, che aveva una serie di magagne, tant'è che viaggiava anche con prescrizioni dell'RINA, perché doveva sostituire il Monzo. Per cui forse bisognerebbe ricercare molto lì su quelle che erano le condizioni dei traghetti a quell'epoca, perché dopo la commissione, per esempio, del Ministero della Marina Mercantile e la commissione trasporti della Camera, con quello che hanno detto nelle loro relazioni, hanno fatto sì che alcune migliorie nella sicurezza della navigazione venissero introdotte, e sono state effettivamente introdotte. Rispoli, per concludere, mi sembra che la rassegnazione in lei e nei familiari delle vittime non ci sia su questo fronte. Non ci potrà mai essere, perché l'impegno che mi sono preso personalmente è quello di far sì che su questa vicenda, e io l'ho detto più di una volta, quel giuramento l'ho fatto in quell'immensa distesa di lenzuoli bianchi che ricoprivano mia sorella e tutti gli altri, è un impegno che intendo mantenere. C'è da dire una cosa rispetto a quello che si diceva prima sulle responsabilità. Il traghetto è un mezzo di trasporto, ma anche un luogo di lavoro. Quando succede un incidente in un luogo di lavoro, la prima persona a essere chiamata in causa è il datore di lavoro, cosa che in questa vicenda non è stata fatta. Io credo che sia giusto chiamare in causa il datore di lavoro per le sue responsabilità e per le condizioni in cui era il traghetto. Questo è un modo per fare verità su questa vicenda. Verità e giustizia. Grazie a Loris Rispoli, grazie ad Elisabetta Arrighi per aver ricordato questa pagina tragica della nostra Repubblica. Gabriella, eccoci. Allora, siamo noi, torna puntuale domani alle 15:15. Domani ricorre l'anniversario della canonizzazione di